Grazie Presidente. Io penso che questo progetto sta circolando ancora dalla passata legislatura e l'abbiamo rivisto, se non vado errato, due volte in commissione, quindi è un qualcosa che viene masticato e rimasticato. Migliorie ce ne sono state portate parecchie rispetto anche alla versione originale. Quello che vedo positivo è la sistemazione della parte abitativa, diciamo, indicata, si è dato spazio più all'altezza che alla dimensione di spazio, dell'uso dello spazio del terreno, e questo credo sia positivo per consentire un maggior uso del verde, del giardino, degli spazi attorno, anche perché va a integrarsi rispetto alle abitazioni attigue, quindi non è che estone rispetto a quello che è esistente. Perplessità, io le ho avute, qualche perplessità ce l'ho ancora rispetto alla pista ciclopedonale, che mi sembra sia solamente pedonale così come è proposta. Se fosse possibile, per non fare attraversamenti di strada da una parte all'altra, è vero che dalla parte opposta c'è una grande pista pedonale ciclabile, quindi con tutte le, diciamo, fatta a regola d'arte, però c'è tutto un quartiere che è dietro quest'area, un quartiere piuttosto densamente anche popolato, quindi dare la possibilità di avere una pista che non sia solamente pedonale, ma che collegandosi con la precedente abbia uno spazio anche ciclabile, credo che possa